sono in corso le assemblee parziali del Consorzio Agrario Interprovinciale di Bologna e Modena, che porteranno all'Assemblea dei Delegati per l'approvazione del bilancio 2010 e il rinnovo degli organi sociali. L'appuntamento è importante perché il Consorzio Agrario è uno dei più grandi d'Italia per volumi di fatturato proprio e delle società controllate, ma rappresenta anche un banco di prova per trovare accordi fra le varie rappresentanze agricole. Va detto innanzitutto che i consorzi agrari sono strutture al servizio dell'agricoltura in generale e aggiungo anche che forniscono un importante, importantissimo servizio per l'agricoltura. Ed è per questo che la Confederazione Italiana Agricoltori ha mostrato fin da subito grande interesse nei confronti di queste importanti strutture. Ci avviciniamo al rinnovo degli organi, quindi un appuntamento molto importante e fin da subito, ripeto, la Confederazione Italiana Agricoltori ha messo in campo dei progetti o comunque un programma da mettere a disposizione ovviamente di chi andrà a governare queste strutture. La governance sappiamo tutti quanti che è fondamentale, qui si deciderà il futuro del consorzio agrario di Modena e Bologna. È uno dei consorzi agrari più grandi e importanti d'Italia, quindi non stiamo parlando di poca roba. È fondamentale che a governare queste strutture vi siano persone, agricoltori, imprenditori sicuramente con capacità e che dimostrino attaccamento nei confronti di quella che è una struttura, ripeto, fondamentale. Io credo che per governare questa struttura servono sicuramente trasparenza, e soprattutto deve essere una struttura governata a 360 gradi da parte di tutte quante le organizzazioni professionali agricole che mettano in campo ovviamente gli uomini più capaci e migliori. Auspichiamo che vi sia ovviamente unità di intenti da parte di tutte le organizzazioni agricole professionali. È un bel banco di prova, ho detto che è un bel banco di prova per quel che riguarda chiaramente la coesione da parte delle organizzazioni professionali agricole. In piena ripresa il Consorzio del Parmigiano non rallenta la propria attività mirata alla pianificazione della produzione, con l'obiettivo di mantenere in equilibrio i prezzi di un prodotto che è uscito da una crisi durata anni. Il formaggio sta andando molto bene, però per mantenere questo livello, insomma, di prezzi, quindi che siano equi per consumatori e produttori, il consorzio sta facendo una programmazione della produzione. Sì, è proprio esatto così. Nel dicembre 2010 il consorzio ha proposto all'Assemblea dei Soci di proseguire anche per un prossimo triennio quelli che sono i piani produttivi che erano terminati appunto alla fine del 2010. Questi piani produttivi hanno lo scopo di programmare la produzione per i prossimi 3 anni attraverso un incremento della produzione programmato, in modo che il mercato lo possa assorbire. Sempre per mantenere questo equilibrio è in previsione anche un ritiro delle forme da parte della società controllata dal Consorzio del Parmigiano Reggiano, che è un'iniziativa che già si fa da alcuni anni. Sì, questa iniziativa è partita già sulla produzione del 2008 e ha lo scopo di aprire nuovi mercati e quindi di favorire l'introduzione del Parmigiano Reggiano soprattutto all'estero. Se diamo per scontato che il nostro mercato nazionale ormai è abbastanza saturo, occorre per questi incrementi produttivi che ci aspettiamo, occorre trovare nuovi canali di distribuzione. Attraverso questa operazione il consorzio conta, con il coinvolgimento anche degli esportatori, di aprire nuovi mercati. Ai caseifici associati chiediamo questo, di vendere alla società I4S del consorzio il Parmigiano Reggiano di produzione 2011 in ragione dell'8-10%, in modo da mettere insieme così quelle 240.000 forme circa per poter poi eseguire questi progetti promozionali per l'estero. Quindi
15 caprioli recuperati nei mesi scorsi feriti, investiti o in situazioni di difficoltà nell'Appennino modenese dai volontari del Centro Fauna Selvatica Il Petit Rosso di Modena, sono stati liberati nei giorni scorsi nel parco dell'Adamello Brenta. La liberazione è avvenuta in un'area dell'Alta Val Camonica in base ad un accordo tra la provincia di Modena e il parco dell'Adamello. Questi caprioli vengono da un anno di lavoro e di sacrifici, perché sono i piccoli cresciuti l'anno scorso al centro, che quest'anno, che adesso hanno preso, hanno iniziato questa nuova vita. E poi altri caprioli incidentati o trovati incastrati nelle varie recinzioni, che sono stati salvati, curati e sono stati uniti a questo gruppo. Questo sì, è sicuramente è stato un enorme lavoro dei volontari, dei veterinari, ma è stato possibile anche grazie alla convenzione, all'appoggio che c'è con, dalla provincia. Alla liberazione hanno partecipato, tra gli altri, Gian Domenico Tomei, assessore all'agricoltura e politiche faunistiche della provincia di Modena. Nel modenese il proliferare degli ungolati è diventato un problema, mentre il parco dell'Adamello ha la necessità di arricchire il proprio patrimonio faunistico, ha sottolineato Tomei. I caprioli, tutti dotati di segnali di riconoscimento, anche a fini di studio, sono stati liberati in una zona di divieto di caccia, ma anche se dovessero sconfinare in aree dove l'attività venatoria è consentita, non potranno essere cacciati. Tomei ha infine annunciato che la provincia sta perfezionando un analogo accordo anche con le autorità locali della Valle d'Aosta. Energie rinnovabili, le opportunità offerte dal piano di sviluppo rurale e compatibilità con altri interventi nel settore sono gli argomenti del seminario che si svolgerà presso la sala del Consiglio Provinciale di Modena il 17 maggio a partire dalle ore 9.30. Green Economy e le agroenergie nei piani di sviluppo 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna, il bando provinciale relativo all'azione 3, misura 311 del piano di sviluppo e meccanismi di incentivazioni sulle agroenergie sono alcuni degli argomenti trattati dai tecnici e rappresentanti degli enti provinciali e regionali. L'intento della provincia è quello di far luce sulle opportunità offerte dal piano e le compatibilità con altri interventi di settore, aiutare gli imprenditori agricoli, le associazioni di categoria, gli amministratori nella comprensione di un argomento tecnico e con un quadro normativo in continuo movimento, anche in vista della presentazione delle domande di finanziamento sul bando della misura 311 azione 3. Il provvedimento, che riguarda l'energia da fonti alternative, prevede infatti aiuti agli imprenditori agricoli del territorio di pianura e collina, ad esclusione di Guiglia, Marano sul Panaro parte alta, Modena, Prignano, Serramazzoni. Le tipologie di intervento previste sono la realizzazione di impianti per la produzione, utilizzazione e vendite di energia o calore. Il contributo a fondo perduto arriva al 50% fino ad un massimo di 200.000 euro e le domande per accedere all'aiuto vanno presentate entro il prossimo 1 luglio. Bene, tutto per oggi, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, vi do appuntamento la prossima settimana. Chi volesse rivedere questa puntata può andare sul sito internet a cieloaperto.com. Grazie, arrivederci.